non vi dovete emozionare. Non vi mi emoziono io, però. Non vi dovete commuovere. No. Vi presento quella che è stata l'unica e vera direttrice di Milan Ciao. Ciao Roberta. Ciao Mauro. Roberta, ciao. Noè. Ciao a tutti. Beh, posso dire decana della qui presente Sky? Eh beh sì, certo. Decana è un termine che si può usare. Ma si può proprio usare, è okay, proprio così, okay. Certo, certo, nel cuore ed effettivamente, sì, perché sono una dei giornalisti che è nata con Sky. All'inizio di Sky? All'inizio di Sky, esattamente, un anno dopo, quindi quando si era già consumato il passaggio da Tele2. Esattamente, nel 2004. Allora, io l'ho spiegato a Roberta mentre prendevamo un caffè prima di venire a fare questa chiacchierata. Perché io ho fatto prendere freddo e quindi non mi ha fatto prendere freddo, avevo messo il cappuccio. Sai, se passa l'interista... È una vita dura. Ecco, se passa il milanista poi si chiacchiera, ma io devo aspettare Roberta. È comunque Roberta una vita dura. Esatto. Se passa la Juventus, no, scherzo, dai, scherzo. E l'ho spiegato a Roberta perché in questi giorni ogni tanto citiamo Milan Channel e i tifosi si emozionano, perché qui su questo canale YouTube, Roby, c'è proprio probabilmente ancora lo zoccolo duro di quel canale, no? Bravi. Io mi ricordo, Roberta, che ogni tanto tu dividevi le cose che dovevamo fare editorialmente o meno sì, questo è Milan Channel, questo no, ti ricordi? Sì, è vero, perché... allora... Milan Channel aveva un cuore ed era facile intuire che cosa appartenesse a quel cuore e che cosa no. Io devo dire che tu, ma non lo dico perché sei qui, sei stato uno dei maestri più grandi che io abbia avuto. È vero. Sì, io ho imparato a fare questo mestiere e anche soprattutto grazie a Mauro Suma. Anche quando avevo le giornate brutte, delle giornate proprio brutte, però anche le giornate brutte servivano. E io ho imparato tanto, perché dovevamo fare tante cose, avevamo un palinsesto da riempire, lo facevamo con talmente tanta gioia per quello che facevamo, amore, che non ci rendevamo nemmeno conto delle ore che passavano, però siccome avevamo tante cose da fare, dovevamo imparare in fretta che cosa doveva andare, che cosa non doveva andare, sì, no e il mi. E questo l'ho imparato. Allora ragazzi, allora, dovete sapere invece la verità. Loro sono molto gentili spesso anche Alessia Tarquinio, Tiziana Sapienza. Dunque, molte delle cose più azzeccate dei tempi d'oro di Milan Channel non erano mie, ma erano della qui presente. Ad esempio, commentavamo gli allenamenti, Roberta dice, ma guarda che è meglio forse se lasciamo solo, ed era perfetto, no? L'audio loro. Anche perché erano tutti molto educati. Sì, ma mediamente, insomma, lo sono ancora, sanno che c'è una telecamera, eccetera. Poi segni particolari, io ho visto proprio la qui presente Roberta Noè di recente, Stavamo bene insieme. Che devo guardare, non ho ancora visto, mi sì, riservo di c'è un frame bellissimo prima. Che ho dimenticato completamente. Sì. Dove Roberta Noè conduceva Segni particolari, ragazzi, roba seria, c'era in studio Andrei Shevchenko, e interviene Pippo Inzaghi e gli fa uno scherzo del tipo doveva indovinare la sua voce e insomma poi tu eravate piuttosto complici nella telefonata tu e Pippo, c'era il cerbiatto che Pippo, ma bellissimo, guardalo perché... Lo guarderò perché ricordo poco, Segni particolari lo ricordo molto bene, era una bella trasmissione perché ci si sedevano di fronte all'altro, preparavamo tante sorprese, piccole e grandi, poco fa mi ha ricordato Van Basten. Sì, c'era Paolo Maldini in studio e interveniva... C'è Maldini Van Basten, capito il peso della cosa? Sì. E mi ricordo una sera doveva arrivare Umito Davala, ti ricordi Umito Davala? Sì. Sì. E lui non lui non parlava benissimo italiano, ragazzi. E ha solitamente anche un mito davanti. Certo. Ci si preparava una ventina di domande, ma ecco. Mal che vada, ne andavano 10, perché con una persona di fronte, insomma, ci si parlava. Però lui non parlava benissimo italiano, non parlava davvero benissimo inglese, quindi credo per sicurezza quella sera abbiamo preparato una sessantina di domande alle quali lui rispondeva sì e no. Ma è stato bello anche quello. Sì, te lo ricordo. Allora ragazzi, io potevo far incazzare Alessia Tarquinio, urlava, potevo far incazzare la Tiziana Sapienza, si vilava, la Roberta non si poteva far incazzare, era off limits, è vero? Ma è vero. Perché è difficile farmi arrabbiare.
No, perché poi le viene quella ira gelida che tu capisci che è Sì, meglio, che è meglio, lasciare girare il turbine. che è meglio Ma non svicolare. mi hai fatto arrabbiare qua, quasi mai. Ma il tempo porta via tante cose. Il Tu tempo, dici, grazie a rimangono solo Dio, i buoni il tempo, ricordi. grazie a Può Dio, essere, può essere. porta via tante cose. Però, Roberto, ogni tanto mi viene da ricordare, insomma, che il canale, adesso lo chiamano Club Channel, no? Si chiama Club Channel, il canale ufficiale del Milan, 12 giornalisti professionisti ha creato e ha avviato alla Allora vedi, professione, ci sarà no? un No, motivo. sì. Tutti quegli anni, dicono i tifosi, cavolo, tutti quegli anni, no? Cosa diciamo di questo? Cioè, comunque era anche un po' una palestra innovativa. No, Io ma che ricordo che tu palestra? ci tenevi sempre molto a questa cosa qua, Sì, è alla stata carica innovativa. una vera scuola, una vera scuola e soprattutto la possibilità di creare, cioè avevi un'idea, la andavi da Mauro, la dicevi, Mauro diceva sì, falla, vediamo come viene, falla, facciamola. Cioè, c'era questa possibilità e guardate ragazzi, se c'è qualcuno che ci sta ascoltando e fa questo mestiere, il nostro mestiere, si renderà conto in questo momento, mentre lo stiamo raccontando, dell'importanza della cosa, perché avere la possibilità di fare, di mettere in pratica l'idea che hai, di avere i mezzi per poterlo fare e di farlo a contatto, stretto contatto con una squadra, che è il massimo, no? Per chi vuole fare il giornalista sportivo, per chi ama il calcio, beh, altro che palestra, cioè è una scuola con la possibilità di fare pratica e di mettere in onda la pratica che fai. È il Roberta Noè massimo. oggi? Roberta Noè oggi lavora lì, tra poco va in onda, tra l'altro. E Roberta Noè oggi, io non ti dico che succede tutti i giorni, ma molto spesso pensa con quello che fa adesso, per quello che fa adesso, all'esperienza di Milan Channel. Perché abbiamo fatto Fammi tanto commuovere, di tutto. non glielo devo News, permettere. speciali. E ecco, io ricordo quello bellissimo dove eri seduta a centrocampo, sempre sue idee, sua creazione, sempre, a centrocampo con Leonardo San Sì, a Siro, San ti Siro, San Siro ricordi? vuoto, io e lui a Meraviglioso. centrocampo, seduti sul dischetto del centrocampo, sul cerchio del centrocampo a parlare. Mi è piaciuto tantissimo, una delle esperienze, altre esperienze più belle che porto dentro Istanbul con Fatih Terim. La sua Sì, Istanbul, i suoi luoghi, l'amichevole, sì, col l'amichevole. Besiktas, Sì, a casa vero, sua con è lui, sei vero, stata a è scoprire una realtà completamente diversa, la tournée negli Stati vero. Uniti. Sì. Mosca. Con la locomotiva. Sì, perché voi dovevate sapere, allora, perché Mauro non è superstizioso. Io ero incinta, tra l'altro, Ma ma lui come è mi andata manda, Mosca incinta? mi è Non ci mandato credo. ovunque incinta, Mauro, Non ci perché credo, lui. grazie, scusate. Ma per me è stata un'esperienza pazzesca. L'unica cosa è che quando Grazie. dovevo correre era un po' lenta, perché dovevo Grazie. portare i beta, perché allora si andava a Betoni, ti ricordi, al Tua pompe in figlia lo camion sa, regia. questo? Mia figlia lo Lo sa, sa. ma è felice di questo, non ti preoccupare. No, per Salutiamo. dire che quell'anno, allora io mi ricordo, Milan che entra in campo alla prima partita di Champions League, lui è seduto sulla sua scrivania, adesso entrato, gli dico, Mauro, io ho una sensazione, non ti dico non te la dico perché so che non la devo dire, ma io ce l'ho per quest'anno in Champions, io ce l'ho. Mi hai mandato a Davvero? fare una partita, è andata bene, mi hai mandato a fare tutte Ecco, le sa, partite. beh, mi sembra, cioè, mi sembra. E adesso allora, visto che quella sensazione Champions, prima di salutarci, raccontiamo, io l'ho raccontato spesso, però se lo racconti tu è meglio, sono più contento. Quella pizza terribile mangiata alle 5 del mattino a Manchester dopo la finale con la Juve. No, era una roba. Chi era una roba. Ma cioè, eravamo a digiuno. Sì, perché Eravamo a sempre digiuno. perché. Allora, aspetta, tra le altre cose, io ero all'esterno dell'albergo dove erano in ritiro, in una Sì. campagna londinese meravigliosa, non londinese, Sì. comunque inglese Sì, meravigliosa, vicino a Manchester. sì. E In qualche se, shire. sì, bellissimo, con questo mio pancione, qualcuno che mi portava fuori da mangiare, Sì. perché lavoravamo tanto, quindi mangiavamo Sì. poco e sono venuti i giocatori a toccarmi il pancione perché Ma che portavano bello. fortuna. E allora, Esatto. perché noi dopo la finale di Manchester, tu hai fatto le interviste a Sì, Ancelotti, eccetera, eccetera, eccetera. certo. Siamo andati in diretta al ritiro. Sì. Non
di ricevere in diretta in studio perché sennò la lacrima arriva veloce. E poi abbiamo finito la diretta alle 4? Eh sì, anche forse più tardi. E siamo arrivati a Manchester, sì. io ero completamente digiuno, questo Pizza Hut di terribile, Manchester. Terribile. Ma credo che l'abbiamo mangiata tutta quella pizza. Perché avevamo tanta fame, perché poi presi dalle cose, tutte le cose che dovevamo fare, le interviste, l'emozione, Mauro non si teneva più, era un po' difficile contenerlo, però avevamo fame, eravamo stanchi, ma non ce ne rendevamo conto. Eh sì. È stato proprio bello. Robby, è stato bellissimo per me e per loro averti qui. Per me essere qui. Buon lavoro. Grazie per tutto quello che mi hai insegnato. Ma no, è vero, lo dico veramente con sincerità. Mi vuoi far piangere, ma non ce la farei. Non ce la farei. No, è la verità. Grazie Roberta Noè, grazie. Davvero di cuore, con l'anima. Buon lavoro, ciao a tutti, a più tardi.